bentornati sul mio canale. Oggi nuovo video. Allora, devo confessarvi, ovviamente voi non vedete tutto ciò che c'è dietro alla creazione di questi video, ma in questi giorni ho davvero poco voglia di girare video, però cerco di essere costante. Mi sono messo come obiettivo di fare massimo un video ogni 3-4 giorni e quindi sto cercando di mantenere questo standard sul mio canale. Allora, però si sono accumulate diverse cose da aprire. Fra l'altro ho un sacco di libri che mi sono arrivati, farò un altro video dedicato. So che magari non a tutti possano piacere i video dedicati appunto ai libri, ma so che tantissime persone che mi seguono invece sono appassionate di lettura come me. Detto ciò, io però qui ho un altro pacchettino proveniente dalle ragazze del Tokyo Dolls. Allora, si è fatto un po' aspettare questo pacco perché comunque i contatti, diciamo, con il Giappone non sono ancora così fluidi come lo erano prima del Covid, giustamente, però le ragazze sono sempre molto splendide, anche perché la spedizione è avvenuta con FedEx, quindi nel momento in cui io ho ricevuto il codice di tracciatura, dopo qualche giorno il pacco mi è già arrivato a casa, ma io non l'ho ancora aperto. Ma vi rendete conto? Cioè, roba da farsi il segno della croce. Lo andiamo ad aprire insieme. Non ho con me le forbicine perché me ne sono dimenticate, ma userò un coltello. Tanto io so già cosa c'è dentro e quindi non dovrei andare ad utilizzare troppo. Allora, aspettate che c'è un doppio pacco, una doppia busta con poi un'ulteriore protezione di bolle. Allora, io sono veramente molto contento perché ovviamente chi mi segue e sa che io appunto acquisto da Tokyo Dolls sa benissimo che dentro c'è una bambola e c'è nella fattispecie una Pur Nemo. Allora, fra l'altro, questa Pur Nemo è fra i miei personaggi preferiti ed è anche un'edizione molto 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 bella. Di adesso non so quando è uscita, ma di diverso tempo fa. Oddio, il pacco, nonostante tutta la protezione, ecco, è arrivato anche ammaccato, ma non è successo nulla, nonostante veramente l'abbiano comunque imballata diverse volte. Oddio, è successo nulla? Forse no, anche qua si è che peccato, si è tutto. Allora, di là sono riuscita ad aggiustare, qua mi sa che non riesco, ma che peccato. Allora, io ovviamente non tengo in box, però, cioè, le scatole le conservo. Che peccato, guarda. È la prima volta in assoluto che ricevo da loro un pacco così, diciamo, ammaccato. Ma non, d'altronde la colpa non è loro, anche perché comunque non preparano neanche loro fisicamente. Vabbè, dai, fa niente. Fa niente, è un po' rovinato, amen. Non credo che la rivenderò. Nel caso in cui lo farò, amen, cioè. Allora, sì, si è un po' ammaccato che faccio fatica anche ad uscirla. Va bene, comunque, lei è la mia Tinkle alla mod Pink Sapphire ed è veramente, veramente bellissima. È veramente, a mio avviso, stupenda. Ancora NRFB, ancora tutti gli scotch a posto e guardate la bellezza di questa bambola, ma ha dei capelli lunghissimi, non credevo, ma guardate il viso, se non è di una dolcezza inaudita, cioè a mio avviso ha un viso dolcissimo, i capelli sono super super lunghi. Allora, ovviamente si è smontato un piede, ma non è un problema. Lei monta un corpo di vecchio tipo, non del vecchissimo tipo, è un corpo full flexion, ma a me va benissimo così. Allora, c'è da dire l'unica cosa che lei dovrebbe essere, oddio, no, credo che sia in white skin, sì, però ragazzi, cioè, vi voglio far notare, aspettate che è venuto via il piede e già un'altra volta è successo che si è rotto un perno e non vorrei. Allora, adesso ve la spoglio. Allora, con una semplicità incredibile, ma questa è una cosa che vi ho già detto tante altre volte nei miei video, si può togliere appunto la testa a una Pur Nemo. Vi voglio fare. Allora, il vestito è molto molto carino, ma non è per niente il mio genere e infatti io lo venderò perché non mi piace per niente.
Allora, ha delle manine di ricambio, ha un cerchietto e ha degli stivaletti. Ripeto, è molto carino il dress, ma non è per niente il mio genere. Adesso andiamo a spogliarla. La gonna è bellissima. La gonna è veramente bella, ma anche la camicetta. La camicetta, guardate che bella, così vittoriana. Ecco, questo se potessi terrei solo la camicetta, ma se vendo, vendo tutto. Non mi piace tenere, splittare i vari pezzi, i vari outfit. Non è una cosa che a me personalmente piace. Allora, vi volevo far vedere più che altro il fatto che appunto lei è in white skin, è una limited edition, ma ha il viso assolutamente pallido rispetto al corpo. Mi sta venendo il dubbio, lei è una L forse? Mi sembra così grande, così alta, secondo me è una L. Allora, io non so se voi in video riuscite a vedere, ma ha un viso veramente, veramente molto pallido rispetto al corpo. Però, ragazzi, è veramente stupenda. Fra l'altro, mi meraviglio anche tanto di come la frangia sia quasi perfetta. Secondo me non la tocco assolutamente. Purtroppo la Purnemo spessissimo taglia le frangette con l'ascia e sono assolutamente irregolari. In questo caso invece è molto molto bella e molto, è fatta veramente molto molto bene. Mi piace tantissimo, ragazzi, devo dire la verità. È vero che Mia è fra i miei personaggi preferiti, se non il preferito, insieme a Lien. Però questa edizione è veramente, veramente molto, molto bella. Il corpo terrò questo. Le mani, purtroppo, ho chiesto di avere le mani emotional, le ordinate da un'altra parte, perché non si riescono a trovare, proprio perché appunto c'è questa comunicazione col Giappone ancora un po' irrigidita, perché a me non piacciono per niente le mani dei corpi full flexion, ma metto, facendo una piccola modifica, andate a cercare nei miei video precedenti come vi faccio vedere, taglio un pezzettino piccolino del perno e poi lo inserisco, preferisco di gran lunga appunto le mani emotional. Allora ragazzi, non c'è nient'altro da dire, vi faccio vedere appunto che qui ci sono le altre mani di ricambio, i pugnetti, gli stivaletti, è il cerchietto, io non sto neanche a toglierli perché comunque non terrò il vestito, e poi dentro c'è la, ecco lo scotch, c'è la card all'interno. Peccato, veramente peccato per la scatola arrivata proprio rovinatissima, ma ahimè, ripeto, questo purtroppo è anche un po' il rischio di comprare su internet. Non è assolutamente colpa delle ragazze, perché poverette, questo pacco non gli è neanche arrivato in mano a loro, perché hanno fatto da tramite, ma questa cosa mi ha permesso di avere la bambola che volevo io a un prezzo accessibile e con una spedizione assolutamente fattibile e zero dogana, ricordiamocelo, perché questa è una cosa fondamentale, visto che comunque tutte le bambole arrivano dal Giappone. Bene, detto ciò, io con questa splendida, bellissima bambola vi voglio già salutare qua. Il video non è durato tantissimo, ma va bene così, perché era proprio un video in cui io volevo assolutamente aprire questa bambola che era lì poveretta da una settimana chiusa, che diceva ma mi apri, mi fai uscire. Come al solito io vi chiedo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, condividetelo ovunque voi vogliate, iscrivetevi al canale, ma soprattutto lasciatemi un commento, perché mi fa sempre tanto tanto piacere. Ci vediamo al prossimo video, ciao!